un sopralluogo per vedere da vicino i lavori di ripristino ultimati della diga di Montedoglio, una delle infrastrutture fondamentali del sistema irriguo dell'Italia centrale, soprattutto per l'Umbria. Una delegazione della Commissione regionale sviluppo economico e rurale della Toscana ha effettuato infatti un sopralluogo all'invaso per vedere la fine dei lavori correlati al ripristino dello sfioratore superficiale sul fiume Tevere. Sì, sono in corso le fasi di collaudo sia della parte strutturale che dal punto di vista operativo del Ministero per la gestione degli invasi, quindi sono dei tempi tecnici per poi avere l'autorizzazione a poter riaccumulare milioni di metri cubi in più di acqua, sempre se piove, insomma, però diciamo che c'è lo spazio per andare in qualche modo a un raddoppio rispetto alla capienza attuale, quando saranno arrivate tutte le autorizzazioni con tutte le progressività del caso che questi impianti richiedono. Nel corso del sopralluogo sono state illustrate le prospettive di possibile fruizione della risorsa idrica insieme ai progetti della rete di adduzione già finanziati, di quelli presentati ed in attesa di finanziamento, a valere sulla disponibilità dei ministeri competenti. A parlare del coronamento della diga in prossimità dello sfioratore e a vedere un nodo di diramazione significativa dell'adduzione in Val di Chiana, oltre al direttore di EAUT, Ente Acqua Umbro Toscano, Andrea Canale e il suo staff, c'era il presidente di EAUT, l'ingegnere Simone Viti. Tra l'altro va ringraziato tutta la struttura tecnica e tutte le persone, anche il precedente consiglio che mi ha preceduto, perché tra l'altro quest'opera, il crollo è stato nel dicembre del 2010, però il cantiere è stato sequestrato sostanzialmente 8 anni, 9 anni, quindi è stato di fatto, quest'opera è stata realizzata negli ultimi 3 anni, 2 anni e mezzo. Da questo punto di vista abbiamo questa opportunità qui e come coincidenza temporale anche l'altra diga importante che è stata realizzata, che è quella del Chiascio in Umbria. Diciamo che può cominciare lentamente da quest'anno ad invasare, per cui con i tempi previsti dalle normative, dalle direttive ministeriali, però anche sul Chiascio cominceremo l'anno prossimo a invasare i primi 40-50 milioni di metri cubi. Quindi diciamo che in qualche modo abbiamo la possibilità di usufruire di una risorsa che è sempre più preziosa, che è in maggiore quantità, quindi adesso le regioni competenti, la Toscana e l'Umbria, faranno anche valutazioni sull'uso di questa risorsa.